Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh, no, non mi sono dimenticato di fare il video, no? Tanti mi hanno chiesto, no, non mi sono dimenticato. È che ho aspettato perché per una serie di cose, circostanze, vabbè. E, all'inizio no, quando appena finita la partita col Cittadella non me la sono sentita, perché sennò ne avrei detti di tutti i colori, quindi ho aspettato, perché giustamente che sbollisse la cosa, avevo aspettato anche di vedere quello che i giornali riportavano, eccetera. Beh, io metto subito la formazione in sovrappressione, quella che è stata. Allora, Pisa è sceso in campo, la faccio breve, perché poi voglio analizzare un po' anche la classifica a questo punto, e poi diremo due cose sull'incontro di domani alle 21 SPAL Pisa. Beh, o meglio, Pisa SPAL. Bene, Pisa scende in campo nervoso sicuramente e privo di idee. Allora, diciamo così, purtroppo scendiamo in campo con abbiamo insomma 5 positivi in casa, quindi Vido, Soddimo, Meroni, Caracciolo e Mastino, Wagner, l'eterno infortunato, e poi Sibilli e Masucci. Questa è la situazione del Pisa quando purtroppo siamo scesi in campo contro Cittadella, e non cambierà con la SPAL, non cambierà, praticamente sarà l'identica fotocopia della situazione del Pisa Sporting Club, insomma, ecco. Beh, non mi sono piaciute, la faccio corta, non mi sono piaciute, diciamo così, vabbè, Masetti, d'accordo, l'intervista di Masetti, ma non mi è piaciuta l'intervista di Marzullo, assolutamente, e nella maniera più assoluta, diciamo, questo giocatore, lo sapete cosa ne penso, no? E vabbè, poi vedremo, vabbè, comunque sia, diciamo, nell'intervista riportata ha detto che praticamente abbiamo giocato bene nel secondo tempo, ma non lo so che partita ha visto lui o che partita ha giocato lui, non lo so, non ho idea. Ma comunque abbiamo visto un Pisa che comunque insomma c'era anche, diciamo, nei primi minuti secondo me c'era anche un rigore per il Cittadella sicuramente. E vabbè, Masetti lo ferma, lo butta in terra, e vabbè, comunque sia, l'arbitro lascia correre. Poi Tosdò, diciamo che segna la rete sul filo del fuorigioco. Lì secondo me, se vogliamo fare, diciamo, se vogliamo attuare la tattica del fuorigioco, bisogna stare attenti. Comunque Beghetto lo teneva sicuramente in gioco, e poi Siega si fa fulminare sul calcio d'angolo, che poi si gira e dice: ma questo da dove è venuto? Cioè, praticamente lo svernicia e segna. Quindi al 30esimo, diciamo, la partita si può dire conclusa, 30esimo del primo tempo, vabbè, poi via via i cambi, eccetera eccetera, lanci lunghi, cross in aria, non ha fatto altro che Beghetto, non ha fatto altro che fare cross, ma per chi e per come e per cosa? Lì c'era a giocare secondo me palla a terra, e vabbè, Palombi lasciamo perdere, Marsura, beh, questo silenzio penso che la dica tutta. E vabbè, c'era Marras, no? Nel Livorno era Marras, no, Marras no, andiamo a prendere lo svincolato. Che meglio svincolato, no? Beh, io direi che per questa partita possiamo concludere, no? Possiamo concludere qua. Quindi ho detto tutto e non ho detto niente. Comunque è stata sviscerata ormai. Anzi, una cosa voglio dire: andate a prendere le pagelle, le varie pagelle che ci sono state, e soprattutto la pagella di tuttomercato.web, no? Che è quella che insomma. Allora, la sufficienza viene data a Beghetto, il 6, è andato a Beghetto, ma anche secondo me,
indipendentemente da tutto, Beghetto comunque ha fatto una buona partita. Poi danno un 6 a Mazzitelli, ma non lo so, va bene, via, diamogli un 6 a Mazzitelli. Per il resto buio totale, buio totale, 5, ma 5 proprio, 5 diciamo regalato, per il resto un 5 regalato. Palombi 5, Marsura 5 e mezzo, addirittura vedo 4, 5 e mezzo, vabbè, via, 5 e mezzo. Così non si va, così non si va, e niente, speriamo, insomma, io che dire, speriamo che alla fine con la spalla domani un catenaccio, uno 0-0, messi come siamo messi, andrebbe bene, no, un punto, punto sarebbe un punto d'oro, diciamo così, perché purtroppo la situazione è questa, cioè, non si può fare diversamente, secondo me. Comunque, per concludere, io metterei, vi farei vedere subito, insomma, il Pagellino. Tiri 9 per noi, 7 per il Cittadella, tiri in porta 2-4. Ma, vabbè, sì, due tiri, dai, Pisa due tiri l'ha fatti, insomma. E, fase conclusiva, e non ci siamo, non ci siamo proprio. Purtroppo, diciamo così, questa è la situazione. Vabbè. Io per questa partita direi che può bastare così. Vabbè, andiamo a vedere la classifica. La classifica che ci vede a 37. E perché ci vede a 37? Perché fortunatamente, diciamo così, come risultati, diciamo, siamo stati anche, io direi, diciamo, fortunati. Sotto l'aspetto risultati, insomma, se andiamo a vedere, allora la Spalla ha pareggiato con l'Entella, Pordenone ha pareggiato col Pescara, Pordenone da quando è andato via Dio, poi il Frosinone ha perso col Brescia e niente, poi insomma via via tutto il resto, al fondo classifica. Ecco sì, Lecce ha vinto 4-2 col Chievo e niente. Insomma, alla fine, insomma, i risultati ci hanno, diciamo così, diciamo, mantenuti a galleggio, diciamo, un centro classifica. Però gli altri, insomma, anche di Brescia si sta avvicinando e niente. Poi per quanto riguarda il fondo classifica, le cose sono rimaste invariate sostanzialmente, perché Pescara ha pareggiato, l'Entella ha pareggiato e l'Ascoli, se non erro, ha pareggiato 1-1 col Venezia, esatto. Quindi alla fine le cose sono rimaste sostanzialmente invariate e niente, che dire, nulla, niente più. Io per questo video, insomma, la finire qua, nella speranza che domani, diciamo, contro la Spalla, di riuscire a strappare un punto, diciamo così, in ottica salvezza andremo a 38. Io dico in ottica salvezza perché non c'è null'altro da fare, non è oramai, io penso, insomma, voglio dire, sicuramente si terremo la categoria, meno che, ti ripeto, meno che non succeda chissà cos'altro, io penso che, insomma, ma per il resto non credo che Pisa possa ambire ad oltre, meno che non succeda chissà cosa, insomma, ecco. Va bene ragazzi, io per questo video a finire qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani ragazzi.